Nel Vangelo di oggi, preso da Matteo al capitolo 6, dal versetto 1 e seguenti, leggiamo: «State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre Celeste che è nei cieli». Non si deve praticare la nostra giustizia davanti agli uomini, ci dice Gesù. Praticare la giustizia è un termine tecnico, è seguire la legge, compiere ciò che è prescritto. Gesù si riferisce in particolare all'atteggiamento dei farisei, i quali avevano come intento fondamentale appunto quello di osservare scrupolosamente la legge, ma spesso il loro atteggiamento rimaneva superficiale, non andava nel cuore della loro vita. Nel suo discorso Gesù prende in esame tre cose che erano fondamentali per la vita di fede del pio ebreo: l'elemosina, il digiuno e la preghiera. Ma perché facevano queste pratiche? Per essere ammirati dagli altri e ricevere elogi. Costoro vengono chiamati ipocriti, cioè equiparati agli attori che con una maschera davanti alla faccia inscenavano sentimenti non propri. Davano a vedere, ma il loro cuore e il loro pensiero era altrove. Questi ipocriti che vogliono essere ammirati dalla gente hanno già ricevuto la loro ricompensa, hanno raggiunto il loro obiettivo. Gesù esorta a fare l'elemosina in modo tanto segreto che la mano sinistra non sappia cosa abbia fatto la mano destra. Dio invece vede nel segreto, conosce la tua elemosina e le motivazioni con cui l'hai compiuta e ricompenserà la tua generosità. Ci ricorda Papa Francesco, quando facciamo qualcosa di bene, a volte siamo tentati di essere apprezzati e di avere una ricompensa, la gloria umana. Ma si tratta di una ricompensa falsa, perché ci proietta verso quello che gli altri pensano di noi. Gesù ci chiede di fare il bene perché è bene, ci chiede di sentirci sempre sotto lo sguardo del Padre Celeste e di vivere in rapporto con Lui, non in rapporto al giudizio degli altri. Vivere alla presenza del Padre è una gioia molto più profonda di una gloria mondana. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.